Un video frivolo giusto per dimostrare che sono ancora vivo. In questo video ti parlo di come ho deciso e come sono riuscito a cambiare il mio colore di capelli. Pam pam, proprio argomento interessantissimo, pregno e denso di significato simbolico, metaforico e metafisico. Sicuramente avrei visto nei video precedenti che ho fatto qualcosa ai capelli. Io ho deciso così di creare questo misero video per appunto spiegare quello che ho fatto, che può essere utile a molte persone, visto che io non ho trovato così tanti video al riguardo. Allora, io non so se si vedrà molto da questo video, però io ho i capelli, le punte ce li ho blu, per essere precisi, color pavone, perché ho una sfumatura verde blu. E ti voglio spiegare in questo video come sono riuscito a farli. Allora, devi sapere che io sarà più di 10 anni che mi tingo i capelli di nero, perché il nero è bellissimo e perché penso che il nero mi doni particolarmente, anche perché mi sbianca la pelle e mi fa sembrare ancora più cadaverico di quello che già non sono. Però ecco, a me piacciono molto i capelli neri e di natura non ce li ho neri, ce li ho castano chiaro con dei riflessi abbastanza tendente al biondiccio, e quindi diciamo che questo tono non proprio deciso di capello non mi è mai piaciuto, e quindi da più di 10 anni ho deciso di tingermi i capelli di nero. Prediligo la tinta nero blu perché mi piace appunto avere questo riflesso vibrante blu freddo, è molto molto bello. Penso che sia migliore, per esempio, del nero corvino, che invece nelle tinte risulta essere un nero un po' troppo piatto e un po' troppo finto, non che questo nero blu sia molto più naturale. Ecco. Voi potete immaginare che cosa vuol dire, partendo da una base nera, volersi schiarire le punte per farle non si sa per quale motivo blu. Era da un po' di tempo che ci pensavo e, visto che io non sono molto regolare nel farmi le tinte, nel senso che magari può passare da una tinta all'altra 8-9 mesi, come era successo recentemente, e visto che ormai i miei capelli non erano più neri tinti, e erano già ritornati al loro colore naturale, ho deciso di provare nell'impresa di schiarirmi le punte per farle blu. Io avevo terrore di decolorarmi i capelli. Ed è una paura tutto sommato infondata, nel senso che se procedete a piccoli passi, poi alla fine riuscite ad avere dei risultati senza dovervi dar fuoco alla testa. Attenzione, io non sono un parrucchiere, non sono un professionista delle colorazioni sui capelli. Questo video lo sto solo facendo per tutte quelle persone pazze e scellerate che decideranno di intervenire sui propri capelli in maniera autonoma. Potete riuscirci da soli, senza l'aiuto di nessuno. Però ovviamente, cioè, io queste cose qua le faccio solo ed esclusivamente su me stesso. Non faccio questo tipo di lavoro su una testa che non è la mia. La visione di questo video è fortemente sconsigliata a qualsiasi persona esperta in cappellologia e esperta in colorazioni di capelli, o che lo faccia anche soltanto di professione. Torniamo a noi. Se volete cambiare il vostro colore di capelli, però siete senza soldi come il sottoscritto, non vi potete permettere di spendere milioni di miliardi di euro a fare decolorazioni o ad affidarvi ad un parrucchiere, cercate di devastarvi e distruggervi voi il capello. No, a parte gli scherzi. Io ho fatto questa cosa in maniera autonoma perché avevo il capello lungo, dovevo decolorare solo le punte e ho pensato che, qualora fosse andato malissimo il tutto, se ne è andato da un parrucchiere, mi sarei fatto tagliare le punte e non sarebbe successo niente. Se ovviamente però voi pensate di decolorarvi tutta la testa, allora in quel caso, secondo me, sarebbe meglio rivolgervi a qualcuno di competente che lo faccia di professione e che sappia che cosa sta facendo. Ho guardato mille milioni di miliardi di video riguardanti la decolorazione e il 90% di questi, ovviamente, sono fatti da ragazze, perché non si capisce per quale motivo il mondo delle tinte, il mondo della decolorazione, il mondo dei capelli colorati sia una cosa solo ed esclusivamente femminile. Ho guardato un sacco di video, mi sono documentato come meglio potevo, chiedendo anche delle informazioni a una mia amica che vive con i capelli decolorati da una vita, e quindi voglio dire, nel senso, poteva darmi qualche informazione al riguardo, e ho deciso di agire. Andiamo con ordine. L'occorrente per la decolorazione
colorazione è il seguente: polverina decolorante blu, che sia blu. Che sia blu. Ossigeno, io l'ho usato a 20 volumi, potete sceglierlo di altri volumi a vostro rischio e pericolo. Guanti, maglietta da combattimento che possiate sporcare senza rimpianti, ciotolina e pennello per mischiare tutti i nostri intrugli, una striscia di cartone abbastanza rigida, strisce di carta alluminio, pettini e spazzole che possono sempre essere utili per disseccare il capello, becchi d'oca per fissare i capelli. Adesso ti faccio vedere come procedo io alla mia decolorazione. La prima cosa da fare è preservare il bagno, ossia cercare di coprire tutte le superfici che si possono sporcare con, io in questo caso ho usato della pellicola alimentare. Una volta aver preparato il bagno a prova di macchia, procedo con appunto la miscela decolorante e quindi prendo la polverina e la mischio con due parti, se non erro, di ossigeno e mischio finché non esce una pappetta abbastanza densa, da consistenza tipo di uno yogurt, che possa essere appunto maneggiata per essere applicata sul mio capello. Inizio subito pettinandomi con la riga in mezzo, quindi metà capelli da una parte, metà capelli dall'altra. Inizio da una parte e con l'aiuto di questo striscia di cartone mi aiuta appunto a stendere la decolorazione. Come faccio? Come vedi, prendo la striscia di cartone, ci metto sopra la carta d'alluminio, ci metto sopra i capelli, cerco di fissarli in alto con una molletta in maniera tale che questa cosa sia un po' stabile, e il pezzo di cartone fa sì che la parte mi rimanga facilmente visibile, in maniera tale che io poi dopo col pennello posso passare la decolorazione in maniera omogenea su tutti i capelli. Come vedi, i gesti che faccio non sono per un cazzo professionali, quindi questo già ti deve far capire come il risultato non sarà proprio precisissimo, ma sarà una sfumatura un po' a cazzo. Fatto così, chiudo con un altro pezzo, con un'altra striscia di alluminio, di carta d'alluminio, il tutto, e la tengo così per, faccio tutta la testa ovviamente, e la tengo così 15 minuti, 20 minuti, dipende. Diciamo che io poi sono un tipo molto curioso, quindi continuo ad andare lì a vedere se effettivamente sta schiarendo, quindi continuo sempre a controllare che la decolorazione stia facendo effetto. Quando vedo che bene o male da una parte e dall'altra la tonalità è simile, allora tolgo la carta d'alluminio, mi guardo bene che appunto la sfumatura sia bene o male allo stesso livello, che il colore raggiunto sia lo stesso, e vado a sciacquarmi. Mi sciacquo le punte decolorate con uno shampoo normale e poi dopo fono i capelli per vedere il risultato raggiunto. Dopo questo passo, passo appunto all'applicazione del colore vero e proprio. In questo caso, nel video che stai vedendo, io ho utilizzato le Lumen e pare che sia una tinta stra professionale con appunto che dà un risultato molto molto più duraturo rispetto agli altre tinte pigmenti in commercio. Quindi io questa era la prima volta che provavo questa tinta qua e come vedi la applico sulle punte, diciamo che la massaggio anche con i guanti, direttamente con le mani, in maniera tale da farla penetrare il più possibile all'interno del capello, cercando di coprire come meglio posso e in maniera completa tutta la parte decolorata. Una volta finito questo trattamento, io diciamo che copro la parte con il colore con una pellicola trasparente, per il semplice fatto che io queste tinte le tengo su in genere un'ora e mezza, e quindi onde evitare di rimanere pietrificato per tutto quel lasso di tempo, preferisco coprirle in maniera tale che poi dopo mi posso muovere tranquillamente. E penso che molta gente lo copra, non so quanto per un, se per un fatto di comodità oppure per una questione proprio di resa migliore. Comunque, dopo fatto questo bellissimo lavoro, sciacquo i capelli soltanto con acqua fredda e poi dopo li asciugo. Nel video, come ti ho detto, ho usato questa tinta Illumen, che era la prima volta che veniva utilizzata dal sottoscritto. Questa tinta Illumen professionale, che dovrebbe durare di più, su me ha fatto un effetto orribile, nel senso che non ha preso benissimo, cioè è a fine procedimento, avevo un colore blu molto spento, molto grigiastro, che aveva attaccato soltanto sulle parti già precedentemente colorate di blu e non su quelle appena decolorate, quindi non ho capito che cosa non ha funzionato. Però io
temo che la tinta Illumen possa attaccare meglio su un capello molto più decolorato e quindi con un grado di schiarittura molto più elevato del mio, oppure possa attaccare meglio su un capello già colorato di blu. Nel mio caso non ho avuto un risultato bellissimo perché il colore era molto spento, era molto opaco, molto grigiastro, e soprattutto dopo aver fatto un primo lavaggio era diventata tipo grigiastra, aveva i capelli molto grigi, che può essere una cosa bella, però erano metà grigi, metà blu, metà verdi, sembravano tipo capelli di una mummia in decomposizione, e quindi, che è bellissima questa cosa qua, però diciamo che su di me non stavano benissimo, e quindi ho optato per farci sopra la tinta della La Riche, Direction La Riche, quelle che vendono nel barattolino, che è una tinta con cui io mi sto trovando molto bene, perché in pratica attacca tantissimo sul capello, che non deve essere per forza bianco, ma già col mio grado di decolorazione a cui sono arrivato riesce già ad attaccare molto bene e mi dà un colore molto caldo, molto vibrante, molto bello, perché poi mi fa tutte delle sfumature verdi. Mi fa delle sfumature verdi e poi le punte blu elettrico. Io non so se in video si veda, però è un colore che mi piace parecchio, è molto caldo, molto vibrante, rispetto a quello delle Lumen che mi era uscito molto più spento, molto più grigio, molto più piatto come colore. Questo video non vuole essere una sorta di critica contro questa tinta piuttosto che un'altra, per il semplice motivo che l'altra la utilizzerò, la proverò ad utilizzare quando vorrò ravvivare questo per vedere come attacca. E poi magari vi dirò qualcosa. Sicuramente promossa la La Riche, perché mi dà un colore bellissimo, è molto semplice da usare, macchia un casino, continuerete a macchiare qualsiasi cosa, il collo, le mani, i pettini, i cuscini, per il resto della vostra vita, però è un colore molto bello, un blu intenso, un blu elettrico, proprio quello che io avevo sempre desiderato di avere, e finalmente con questa tinta sono riuscito ad averla. E quindi sono molto molto soddisfatto. Adesso i miei capelli sono molto, sono un po' secchi. E questo è un altro consiglio da tenere in considerazione per chi si vuole decolorare i capelli. Io non mi ero mai fatto delle maschere, non avevo mai preso troppo cura dei miei capelli con cristalli liquidi, cose del genere. Dopo che avete fatto la decolorazione, maschere, cristalli liquidi, qualsiasi cosa che possa reidratare il capello, diventano la vostra unica ragione di vita. Io da quando mi sono decolorato i capelli continuo a metterci sopra i capelli di tutto, perché la decolorazione effettivamente li secca parecchio. Però utilizzando varie maschere per capelli, soprattutto quelle specifiche per capelli secchi, per capelli sfibrati, riuscite dopo poco tempo a riavere i capelli morbidi e meravigliosi. I miei non sono ancora, non hanno ancora raggiunto il loro perfetto grado di morbidezza, però non fanno neanche poi così tanto schifo. Tra l'altro li ho recentemente accorciati, li ho recentemente un po' sfilati, perché era da tipo tantissimo tempo che non li tagliavo, e poi tra l'altro ho appena fatto anche la tinta nera blu, quindi c'è, in questo momento i miei capelli sono nel massimo del loro splendore che io ho sempre desiderato, quindi vedi che non li sto tenendo neanche legati, ce li ho così, continuo a truccarmeli come uno psicopatico, però mi piacciono davvero tanto. Niente, questo era un piccolo, inutile e frivolo video, perché giustamente bisogna fare anche questo tipo di video, che secondo me poteva essere utile per qualcuno che sta cercando delle informazioni per cambiare proprio colore di capello, per intervenire, per fare qualcosa, eccetera, eccetera. Come ho già detto, io non facendolo di mestiere queste cose qua, se dovete avere se volete delle informazioni un po' più dettagliate, se avete intenzione di stravolgere il vostro colore di capelli, magari decolorandovi tutta la testa, magari la prima volta rivolgetevi a qualcuno che l'ha già fatto, che lo sa già fare, perché farlo da soli, secondo me la decolorazione per tutta la testa è un casino, anche perché mi sembra di aver capito che non esce mai in maniera troppo omogenea. Io fortunatamente, non si sa per quale motivo, ho avuto la decolorazione perfetta, nel senso che facendola da solo non ho avuto parti più decolorate rispetto che altre, ma tutto è andato e filato benissimo, quindi le punte da soli si possono fare, ecco, tutta la testa forse, non lo so, cioè vedete di informarvi a riguardo. Comunque, detto questo, io questo video l'ho voluto anche fare perché voglio ringraziare tutte le persone che si stanno continuando a iscrivere al mio canale, che davvero siete in tanti che continuano ad iscriversi. E io mi auguro di tornare il prima possibile con un sacco di video che ho in mente di fare. Vorrei ripartire con la rubrica
di libri vorrei ripartire con la rubrica di posti meravigliosi, quali appunto cimiteri o luoghi del genere, e comunque arriveranno. Dovete soltanto avere un pochettino di pazienza perché questi mesi sono un po' di transizione per me per un sacco di cose e comunque farò un video riguardo a dicembre. E voglio parlarvi di alcune cose nuove, portarvi alcuni contenuti diversi nel canale. Cioè, sicuramente il mio canale diventerà qualcosa di molto più seguito dal sottoscritto perché ce la devo fare. Cioè, è una cosa che mi piace fare, quindi non voglio abbandonarla. E quindi, detto questo, io vi saluto, vi abbraccio forte e vi do appuntamento al prossimo video che spero esca prestissimo, magari uscirà qualche vlog. Grazie per l'attenzione, ciao e a presto.